iniziò con il sogno di un canonico della chiesa catanese, la Collegiata, Mario Coltraro, certamente uomo fuori dagli schemi. In un rapporto della polizia che lo teneva d'occhio, si legge che fu un affiliato alla setta Vespri Patrioti per aver partecipato ai moti carbonari del 1820. Coltraro frequentava inoltre il giardino del principe Biscari. Probabilmente fu all'ombra di quelle piante che il Coltraro avvertì la necessità e il bisogno di pensare ad un orto botanico per l'Università di Catania, proprio per garantire la tutela e la conservazione delle piante spontanee siciliane. In tale orto devono raccogliersi tutte le piante siciliane, senza pensare alla collezione di piante forestiere. Anzi, per queste non voglio che vi si spenda denaro alcuno delle 104 onze annuali da me lasciate alla formazione e al mantenimento perpetuo dell'orto botanico. E per presentare agli amanti di tale scienza, raccolto in un piccolo spazio quanto vi ha la Sicilia riguardante la botanica. A questo punto il sogno di Coltraro si intreccia con la vita di un monaco benedettino, Francesco Tornabene Roccaforte. Io, venuto all'insegnamento della botanica nella detta Regia Università degli Studi di Catania, dapprima col grado di professore per lo spazio di 2 anni, e poi, dietro rigoroso concorso estemporaneo e distinto per giudizio sul merito delle mie pubblicazioni, riuscito col grado di professore titolare proprietario, a furor di sangue, rivolsi tutte le mie cure alla fondazione dell'orto botanico. L'impresa era ardua, essendo potentissimi gli ostacoli, sicché ebbi una serie di lavori, di agitazioni e di studi da fare indietreggiare i più volenterosi. Ciò nonostante, animato dall'amore per la scienza e per la storia del mio paese, non curando gli ostacoli, a forza di sacrifici, solo e senza aiuto, sono riuscito a creare questo monumento, indispensabile al progresso della botanica nella mia università. All'orto universale, come lo denomina il Tornabene, si affianca a sud l'orto siculo, dove grazie a una recente ristrutturazione sono stati riprodotti i principali habitat che caratterizzano il paesaggio siciliano. Il percorso che è stato creato, adattandosi all'irregolarità del terreno e alla presenza di alberi ormai adulti, consente di osservare ambienti diversi, da quelli palustri a quelli delle dune sabbiose, dalle rupi calcaree a quelle vulcaniche, dai boschi di querce alla macchia mediterranea. La nostra passeggiata nell'orto potrebbe ancora continuare tra le felci della piccola grotta artificiale o tra le piante medicinali e le tante varietà di agrumi. Ognuno comunque potrà scoprire altri particolari spinto dalla curiosità e dall'interesse verso le piante e la natura, grazie a questo prezioso museo vivente che pulsa come un cuore nel cuore della città.